Mentre appunto abbiamo, che stanno salendo sul palco per gli interventi, un messaggio brevissimo di una rappresentante del Comitato Scuola della Costituzione della Repubblica, sarà un messaggio molto breve di Antonia Sani, Presidente del Comitato. Sentite, sarò brevissima perché tutti vi siete iscritti a parlare. Allora, noi come Scuola della Repubblica diamo naturalmente tutta la nostra solidarietà a questa iniziativa e da tempo stiamo seguendo, sperando in una soluzione che avesse potuto darvi soddisfazione. Oggi si sarebbe dovuto parlare di scuola al Consiglio dei Ministri. Pare invece che la scuola sia stata messa in cantina, che oggi non si parli di scuola. E io dico meno male, perché meno si parla di scuola in quel settore, meglio è. Ne parleranno certamente, ma speriamo, dopo aver ascoltato anche le nostre voci, ancora una volta, perché le nostre voci continuano da anni. Allora, quello che io voglio dirvi in questo momento è di sollevare la vostra partecipazione, dato che siete insegnanti, come lo sono stata io per tanti anni nella scuola. Penso che avrete tutti a cuore la democrazia scolastica. E allora io vi leggo questo comunicato di poche righe che riguarda la legge 114 che ha convertito il decreto legge sulla pubblica amministrazione. Voi sapete che questa legge cancella il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, nonostante il Consiglio di Stato avesse detto su sentenza del TAR del Lazio che il Consiglio abolito doveva essere ricostituito. Il Consiglio Nazionale per la Pubblica Istruzione è la garanzia di una pluralità di voci sui programmi scolastici. Cosa dice invece questa legge? Questa legge dice che verrà sostituito dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che dovrebbe essere eletto entro il mese di novembre. Ma c'è un'aggiunta, che non sarà eletto ma può essere nominato direttamente dal ministro. Allora, questa è una perdita grande per la democrazia scolastica. Quindi io esorto, e ho finito, tutti a occuparsi anche di questo aspetto. Mobilitiamoci nelle scuole perché il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione non venga sostituito da un consiglio di tipo fascista di nomina dal ministro diretta dei partecipanti, e quindi senza nessuna garanzia di democrazia sui programmi scolastici. Vi ringrazio e speriamo che la vostra cosa vada a fin di bene. Grazie ad Antonia Sani, che ci ha avvertito che così cominciano a smantellare i decreti delegati che rappresentano appunto la democrazia nella scuola, dove appunto i nostri rappresentanti venivano eletti da tutti il personale, i membri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, ma vogliono appunto smantellare anche gli organi collegiali della scuola. Ci ricordiamo le varie riforme che sono nel cassetto e che presto vogliono tirar fuori.